È più giusto seguire i sentimenti, le passioni o razionalizzare e valutare davvero se ne vale la pena. Meglio seguire l'istinto e l'impulsività del momento o attenersi alle leggi della ragione. Quante volte ci siamo poste queste domande e quante volte non abbiamo saputo rispondere? Indipendentemente dagli anni di una persona, è sempre difficile prendere una decisione e lo è ancora di più prendere quella giusta. Ma perché è così difficile? Perché ci sono in gioco tante cose che non siamo in grado di controllare tutte insieme. La paura di fare una cazzata, la felicità, il coraggio che abbiamo, il desiderio di poter raggiungere quello che da tempo rincorriamo. In prima analisi potremmo pensare, anzi verrebbe naturale pensare di seguire l'istinto. Ci dimentichiamo del resto, del passato, del futuro e guardiamo solo al presente. Ci godiamo intensamente quel momento, pensando per una volta a noi stessi e basta, fregandocene delle conseguenze del nostro gesto, ma agendo in funzione della sola felicità di quel momento. Detto così sembra perfetto, ma dopo quell'istante arriva la fatidica domanda: ne valsa la pena? Ed è lì che cadiamo nel panico più totale, e allora tentiamo di giustificare in qualche modo la nostra scelta, cercando le motivazioni più assurde di questo mondo. Il tutto per ora ammettere che per una volta siamo stati egoisti e abbiamo pensato che la felicità di quel momento avrebbe potuto abbaccare tutto il resto. Tuttavia, passato il momento, rimane tutto il resto, e in quel resto realizziamo che quelle briciole di felicità sono ben poca cosa. Alla luce di ciò, forse non sarebbe stato utile seguire gli impulsi, prendendo decisioni affrettate, e allora sembrerebbe più giusto affidarsi alla ragione. E cosa facciamo arrivati lì? Valutiamo attentamente, razionalizziamo, programmiamo l'andamento di ogni singola cosa, evitando tutto ciò che ci fa paura, che non siamo in grado di controllare. Beh, a quel punto forse ci sentiremo forti e sicuro, ma a quel punto avremo evitato anche i sentimenti, le forti emozioni, che non essendo sotto il nostro controllo saranno state accantonate involontariamente. In ogni caso, sembra non essere quello giusto. Da un lato bisognerebbe provarci, facendo quello che sentiamo, ma è anche vero che a volte si rischia tanto e non è detto che quel passo che intendiamo fare ci porti in avanti effettivamente o ci faccia retrocedere completamente. 100 anni sono pochetti paragonati a generazioni che si sono succedute e che si succederanno, per cui a mio avviso, per la brevità del nostro viaggio bisognerebbe provare, sempre. E non avere paura della paura, perché avere un rimorso forse è molto meglio di avere un rimpianto. Commettere uno sbaglio, ma aver tentato ed imparato è sopportabile. Rimanere con il dubbio del sé, senza mai sapere come sarebbe andata, credo sia logorante. Questo però non significa dire indistintamente sì a tutto quello che ci capita e magari solo perché vogliamo seguire l'istinto tuffarci al mare in una notte di pieno inverno. Bisogna comunque essere sensati in quello che si decide di fare, anche se quello che abbiamo deciso di buon senso ne ha poco. L'importante è che abbia senso per noi. Il segreto è non strafare negli eccessi, perché come disse qualcuno, la virtù è nel mezzo, nel giusto mezzo.